Buongiorno, benvenuti a questo angolo delle interviste di teleibs.it. Anche oggi parleremo di politica, anche perché l'anno prossimo, nel 2019, qui a Mazara del Vallo ci saranno le comunali e già in città inizia un certo fermento, quindi le associazioni di categoria, i centri studi iniziano ad organizzarsi per cercare di avere un programma, per sapere quali sono le tematiche da affrontare per la città di Mazara del Vallo. Con chi parlare di tutto questo se non con una persona che ha una carriera in politica e conosce le problematiche, le tematiche che servono appunto alla città di Mazara del Vallo, se non con il nostro amico Giovanni Quinci, una persona che da sempre segue la politica. Sappiamo benissimo che è iniziato nel 1980, quando è stato eletto come consigliere comunale fra i più votati. Inoltre nell'84 è stato assessore allo sport, quando ricordiamo tutti il Mazara è passato in Serie C. Ma poi nell'85 è stato il primo degli eletti città e il capogruppo di Democrazia Cristiana con 16 consiglieri comunali. Successivamente è stato anche assessore in altre amministrazioni fino ad arrivare ai giorni nostri, l'ultima con l'amministrazione Cristaldi. Allora, buongiorno e benvenuto in questo nostro salotto. Grazie. Iniziamo subito. Mazara del Vallo, Comunali 2019. Come si deve preparare la città, come si devono preparare i cittadini a queste amministrative? Intanto i cittadini si devono svegliare e devono incominciare a capire e appropriarsi del proprio ruolo. Molto tempo sono stati in silenzio e sono ancora molto in silenzio. Devono avere il coraggio di parlare e di dire le cose come che stanno. E di incuriosirsi, nel senso, come dice qualcuno, di andare ad approfondire la problematica che interessa questo cittadino e di non accontentarsi magari della velina passata da un potente, da un amministratore, un assessore, di dare la notizia, che poi quella non è la notizia, ma la notizia è ben altra, è, diciamo, per prendere, tra virgolette, in giro la gente. Si deve preparare in questo modo, ma altresì chi vuole responsabilità sia amministrative che anche come classe dirigente, quindi non parlo solo della politica, ma parlo di classe dirigente, quindi tutte le attività che ci sono a Mazara, professionisti, voi della carta stampata, delle televisioni, come organo di informazione, le attività imprenditoriali, le professioni degli architetti, degli ingegneri, tutti devono dare una mano d'aiuto a questa città ed interrogarsi. In particolare chi vuole, appunto nel 2019 andremo alla scadenza e si va democraticamente a votare. In quell'occasione allora questi gruppi che già sono in movimento e si muovono con le attività di comunicati stampa, riunione per approfondire le problematiche della città, si stanno dando da fare. Io sono stato chiamato da alcune di queste centri studi, associazioni professionali, in particolare sul turismo e sulla piccola pesca. Voi sapete che c'è già presentato un disegno di legge alla regione sulla pesca, e quindi diventerà legge molto presto, che la visione della pesca non viene vista più come una volta, come era Mazara, la capitale della pesca, con i 500 pescherecci. Mazara si è pure ridimensionato. Ora siamo arrivati a 50 pescherecci, quindi vedete la crisi che c'è stata nella città e nell'economia, e appunto anche lì passa un messaggio nuovo: non più pesca di cattura, come sono bravi i nostri capitani, ma una pesca ragionata, e guardano con attenzione le città come la nostra, e si trova al secondo posto nell'elenco che hanno stilato per popolazione e per altre capacità di motopescherecci, appunto sul nuovo settore che è il turismo, quindi il turismo, il turismo del cibo, il turismo delle vecchie tradizioni, bisogna innovare. I musei, e sul museo io volevo dire una cosa, cioè perché una città come Mazara del Vallo della Pesca non ha un museo della pesca? Ci dovremmo interrogare, qualcuno all'epoca
magari l'avrà fatto una battaglia alla regione, voleva l'istituzione di questo museo della pesca, ma non è stato capace di affrontarlo e di portarlo. Anche ora non c'è niente, pur essendo in qualche legge regionale Mazara diciamo segnalata come capacità di poter ospitare un museo della pesca o del mare, se lo vogliamo allargare. Sì. Noi con questa associazione a giorni faremo un comunicato, un appello pubblico al nuovo assessore ai beni culturali, Tusa, che di sì. Mazara conosce bene la storia, con il satiro, ha scritto tanto sul satiro, e vorremmo che il satiro non rimanesse chiuso solo lì dentro, ma che dovrebbe avere, diciamo, una visibilità e una promozione maggiore di questa nostra città. E sicuramente città. Il satiro viene sfruttato, per così dire, un po' poco. Dico, ci sarà il nuovo assessore che conosce, è il momento di valorizzare quello che ha scritto lui. Sì. Ci sono degli articoli che noi pubblicheremo, quello che ha scritto lui lo devo fare diventare. La sua all'interno di questa associazione, di questi centri di studi, sarà una funzione, per così dire, di allenatore. Quindi allenare una squadra politica in questo senso, in che modo? Ecco, allenatore in questo senso, allenatore per poi formare la nazionale. Quindi, cioè... l'ho detto tante volte che non interessa la mia persona di ricoprire cariche che ognuno si andrà a ritagliare, ma siccome ci sono queste persone che hanno voglia, ci sono molti giovani, questa esperienza che abbiamo parlato di piccole esperienze che è su di me, la voglio dare e spiegare ai giovani, magari per sapere come si legge un bilancio, magari sapere che cos'è una determina, chi sono il responsabile, perché non vuol dire soldi non ce n'è, non si può fare. Non è vero, soldi non ce n'è, non si può fare. Non si vuole fare, giustamente. Allora, o non si vuole, o non si sa fare a volte, perché... Vabbè, no, si sa fare, ma la risposta che danno, soldi non ce n'è. È più facile, soldi non ce n'è. Ecco, quindi, queste persone che mi hanno chiamato appunto per fare l'allenatore, voglio dare questa esperienza di spiegargli alcune cose che sono... amministrativamente e quindi anche tecnicamente di come si sviluppa, quali sono i poteri per esempio dei consiglieri comunali, che anche quelli attuali io penso che si sono fatti espropriare dalle proprie funzioni e sopraffatti da un'amministrazione forte, quindi molte cose non vengono più in consiglio comunale e dovrebbero venire, non lo chiedono e non lo chiede neanche il presidente del consiglio, che dovrebbe difendere il consiglio comunale, ma per non disturbare il manovratore non chiede niente, no? Ci sono alcune cose, le voglio citare, sì. Due cose che sono inerenti a una legge regionale, no? Ogni anno il sindaco deve presentare, obbligo, deve presentare una relazione annuale sul programma, sì, in consiglio comunale. Da 10 anni non l'ha presentato, non ci sono le relazioni. C'è la relazione che deve presentare ogni anno per quanto riguarda l'attività dei consulenti che ha nominato il sindaco, e ogni anno devono presentare la relazione, non c'è traccia di questa relazione. Poi per le somme che devono essere spese per attività promozionale sullo sport, sul turismo e cose, i consigli comunali e regionali, quindi della Sicilia, devono presentare un programma triennale di quello che vogliono fare, e in base a quello che c'è in quel programma possono finanziare l'Officino Santo Vito, possono finanziare l'Oscar dello Sport, e invece questo i consiglieri non lo chiedono e l'amministrazione è libera di finanziare tutto quello che vuole. Cioè, quindi in realtà viene a mancare anche quella funzione di pungolo da parte di un consigliere, a prescindere che sia di maggioranza o di opposizione, comunque gli interessi che deve fare sono sempre del cittadino. No, giusto? Fatti questo. È questo, io voglio dire questo, non possono dire no, non abbiamo potere e cosa, no, il potere c'è ed è enorme, si interviene su poche materie, ma sono materie enormi che tu puoi decidere, non lo volete fare, non lo sapete, come hai detto tu, non lo sapete, non vi interessa, ma ci sono, quindi quello che voglio fare io con queste associazioni è questo, quindi non interessa centrodestra, centrosinistra,
sovranisti e tutto quant'altro e cosa, ma gente capace che abbia la voglia di spendersi per questa città e professionalità. Questi sono, diciamo, i requisiti da allenatore che devo andare a vedere. Poi tutte le altre cose li vedremo. Come esce secondo lei Mazara come città, come comune, dopo queste due amministrazioni Cristaldi? Ma anche voi, anche i cittadini lo guardano. Non c'è un parametro di quelli che, diciamo, vede la qualità della vita, la qualità economica, la qualità sociale, un parametro regionale in cui Mazara è fra le prime, non c'è più, è fra le, non dico fra le ultime, ma quasi fra le ultime, no? Raccolta dei rifiuti, no? Sta iniziando la differenziata per il momento. Ma del momento, ma è da vent'anni, da vent'anni che c'è un decreto Ronchi, un ministro allora verde, tra parentesi, che emana questo decreto Roma, dove il Vangelo della questione Munnizia, quindi di come inizia e di come si deve smaltire, da vent'anni. Da vent'anni la Sicilia ha dormito, i nostri governatori, i tre governatori, Cuffaro, Lombardo e Crocetta, hanno dormito, in particolare sulla raccolta differenziata. Queste cave, queste buche si sono riempite e non ce n'è più. Ora si corre alla raccolta differenziata perché nelle buche non possiamo mettere più queste tonnellate di munnizia. Con la raccolta differenziata si diminuisce, ma tutto quello che non rientra nella percentuale che dicevo poco fa, che è messa al 35%, e noi con i dati di marzo Mazara è al 12%, tutto quello che è differenza, con una circolare di Musumeci, si devono organizzare i sindaci, quindi non la regione, di mettere questa immondizia assieme e spedirla, io dico, a Berlino, ma fuori dalla Sicilia, ma con i nostri soldi, con i soldi delle bollette. Quindi vedete quale futuro hanno le città della Sicilia, ma Mazara è fra queste. Quindi ecco perché dico, perché si sta iniziando ora o no dall'inizio di questa amministrazione? È da 10 anni che c'è questa amministrazione. Sì, e non sono pochi. Beh, allora quali saranno le tematiche che tratterete all'interno di queste riunioni, con questi centri studi? Immagino che andrete a creare poi un vero e proprio programma di quello che serve alla città da proporre alle prossime amministrative comunali. Sì, appunto, ognuno di queste associazioni e organizzazioni procederà autonomamente sui temi che vogliono trattare. E quindi si aprirà il dibattito, speriamo appunto che anche diciamo, i mezzi di informazione possano suscitare il dibattito e la città intervenire e quindi da lì capire anche la città che cosa vuole, quindi è anche un fatto di ascolto per la città che cosa vuole, oltre a conoscere i problemi noi che conosciamo, ma anche i cittadini bisogna ascoltarli. Quindi di qui a dicembre ognuno farà questo percorso. A dicembre ci sarà una manifestazione pubblica di tutte queste associazioni, speriamo ne vengano anche altre che possano aderire, e mostreremo alla città il lavoro che è stato svolto dicendo abbiamo discusso di questo problema e si può risolvere in questo modo, abbiamo discusso di questo problema e per ora non si può risolvere, abbiamo discusso di questo problema, non si può risolvere, e che vi dice che si può risolvere vi prende in giro. Da lì i cittadini poi sceglieranno. Ognuno di queste associazioni, se saranno capaci, formeranno delle liste civiche autonome, se non saranno capaci si metteranno assieme, sempre per liste civiche autonome, e assieme poi si vedrà, in quel periodo già a dicembre si sapranno i papabili candidati, chi si propone per candidato a sindaco, e con l'esperienza che mi rimane cercherò di canalizzare su, diciamo, quel sindaco che secondo noi avrà le aspettative, e andremo a discutere e a mettere in quel suo programma molte parti del nostro programma.
Lei ha parlato di dicembre, però è anche vero che si parla sempre più spesso ormai delle possibili elezioni provinciali a novembre. Quindi in questo caso si dovrebbe un po' accelerare il vostro programma o no? Io penso di no. Ma comunque siamo lì, quindi se verranno queste elezioni. Io da tempo sono stato sempre il bastian contrario, che dico che non si voterà. Secondo la mia filosofia, è una filosofia che è generale, siccome in Sicilia siamo a statuto speciale, molto probabilmente passerà questa che dicono, ma secondo la mia, in Italia le province ci sono e sono andate alle votazioni con una votazione di secondo grado. Che significa? I sindaci di quelle province, di Milano, di Brescia, di Roma, si sono riuniti, come dice la legge, e fra loro hanno eletto il presidente della provincia, senza dargli né il stipendio né assessore né niente. E ci sono. In Sicilia non ci sono. In Sicilia non ha funzionato. No, non ci sono, non ha funzionato. Non ha funzionato di consorzi. No, non ha funzionato perché non si è arrivato alle elezioni, ci sono i commissari, no? Ma la legge dice che si deve votare. Siccome Crocetta ha presentato questa legge per tamponare, cosa, tutti aspettano questa legge. Ora io dico, come si fa in una logica italiana, dove la Sicilia viene guardata sempre per gli sprechi, per i furbetti, per scavalcare sempre le leggi, no? Arrivare in Sicilia che si va all'elezione diretta, quindi significa spendere i soldi per l'elezione, spendere i soldi per questo presidente della provincia, spendere i soldi per l'assessore. Ma che significa? Soldi non abbiamo e spendiamo. C'è la legge nazionale che dice: riunisci i sindaci della provincia ed eletti un presidente della provincia e non spendiamo soldi. Qual è il problema? Tutti vogliono andare invece alle elezioni, vabbè, sì. Facciamoli andare. Ma c'è la possibilità, secondo lei, andando alle elezioni provinciali, che si abbiano anche delle elezioni anticipate a Mazara? Bisogna vedere, perché non penso, a meno che poi la regione ha statuto speciale, perché avremmo due finestre per votare, no? Poi a giugno ci sono pure le europee. Sì. E quindi l'accoppiata con le europee farebbe risparmiare soldi, se no qui dovremmo fare soldi per le provinciali, soldi per le comunali e soldi per le regionali. Non lo so, questo è un mio pensiero, per carità. Quello lo vedremo. E quindi a queste elezioni sarete una lista civica o un partito? No. Chiariamo anche questa questione. Sì, no, liste civiche, non ci appassioniamo né a centrodestra né a centrosinistra né sovraniste, come ho detto, ma liste civiche di gente che conosce i problemi, ha capacità di poterli sviluppare, anche perché è una mia filosofia, ma è nella realtà delle cose, che non vuole vedere cosa, prendersi il distintivo di questo o quel partito, per le amministrative non conta più. Perché ormai contava una volta, tipo quando eravamo noi, con la Democrazia Cristiana avevamo un problema, tipo per esempio mancavano i soldi per poter portare l'acqua al Trasmazzo, a Tondarella, no? E allora con uomini importanti della Democrazia Cristiana siamo andati da Zamberletti, allora ministro della Protezione Civile, e abbiamo detto: c'è tutta una zona di Tondarella dove acqua non ce n'è, aiutateci. Ha fatto un'ordinanza a Zamberletti e ci ha fatto dare i soldi per fare il fungo a Tondarella. Questi erano quelli che si potevano fare. Ora, con la Comunità Europea, che tutti i soldi che ci danno sono controllati dalla Comunità Europea, se tu non fai un percorso di come dice la Comunità Europea secondo i bandi e tu non sei capace di presentare i bandi secondo, tu non prenderai i soldi. Se sei capace, prenderai i soldi. E a Mazara è successo, siamo usciti fuori da tanti di questi finanziamenti, l'ultimo quello delle scuole, non lo so se le nostre scuole sono tutte a norma sismica, non lo so, ma non c'è nessun progetto, né approvato né respinto per quanto riguarda notizia dell'altro giorno del dirigente dell'assessorato alla regione dove Mazara non c'è. Ma potrei dire anche di altre cose, per esempio sull'agricoltura. Altri comuni hanno presentato di come progettare delle strade di campagna, diciamo, no? Dove i contadini vanno e cose. I comuni potevano mettere assieme alcune zone e dimostrare che in quella zona
le imprese agricole avevano bisogno di una strada asfaltata e cosa, presentavano i progetti. Natale non ne ha presentato, Pietrosino li ha presentati, ne ha potuto finanziare tre, anche se poi ha dovuto fare il ricorso perché la regione, però tre e noi niente. Quindi questa filosofia di avere l'etichetta di partito non basta. Non serve più alzare il telefono e fare una telefonata. No, alzare il telefono, principe, re, regine, anche io sono stato con qualche principe del Marocco e cosa, ma quindi ormai quello che conta realmente è sapere catalizzare i finanziamenti. Capacità, leggere le carte e saperli come impostare, perché non tutti sanno leggere le carte. Ma io voglio dare così. Voi è da molto tempo anche che seguite le vicende e cose. Al comune c'era un ufficio che intercettava i finanziamenti europei. No, c'era un dirigente, un funzionario, che portava molti soldi. Come si dice, opinabile oppure no, nel senso perché poi finivano nell'effimero, tipo per esempio tutti quei soldi per la pesca, no? Alcuni si andavano a fare altre cose, no? Sulla pesca. Progetti per valorizzare il pescato, si prendevano i soldi, ma anche su altre cose serie si prendevano. Quell'ufficio se n'è andato il funzionario, non c'è più il funzionario, il sindaco ha nominato un esperto che ci costa 150.000 euro in 5 anni, non ha portato un finanziamento. Scusa, non lo so, cioè io dico fatti, c'è un esperto nominato dal sindaco in questi 5 anni, ci costa 150.000 euro, non ha portato una lira di finanziamenti esteri, perché appunto non sanno leggere i bandi, non li sanno preparare, perché si devono pure preparare, se tu non le sai preparare esci fuori. Quindi serve la qualità, ma Zara ha bisogno di qualità, non più di effimero. Bravo, qualità nelle varie specifiche competenze, infatti faccio l'allenatore per formare una nazionale, no? Bene, allora non vedo l'ora di vedere questa nazionale all'opera. A dicembre ci sarà questo incontro pubblico. Vabbè, ma dico, vedrete le attività che si sviluppano. I temi. Infatti, una delle cose che ho dato io a queste associazioni, dico, potete parlare di quello che volete, però incentrate alcuni temi che saranno anche quelli del futuro e da lì. Anche altri che non partecipano nelle nostre formazioni e vogliono aprire il dibattito, lo possiamo aprire. E i problemi sono il fatto appunto della, tra virgolette, munnizza. La munnizza sarà un problema del futuro, gravissimo, munnizza. Il problema dei bilanci del comune, che sono in rosso. Noi ancora aspettiamo la sentenza della Corte dei Conti sulle variazioni di bilancio del 2015, sul consuntivo 2016, la Corte dei Conti ancora non si è espressa ed era stata durissima su questi conti. Aspettiamo che il Consiglio Comunale, quando gli dicevo la capacità, no? Del consuntivo 2017, cioè è finita, è scaduto il tempo, nessuno in Consiglio dice ma perché non lo porta? Ma perché? Lo devono portare sempre in ritardo. E del bilancio del 2018, se lei vede le città vicine, l'hanno presentato e approvato il bilancio del 2018. Di Mazzara non ne parla nessuno, ma perché? Poi si approverà a novembre, quando sarà consuntivo. A volte anche a dicembre. Quando sarà consuntivo, non è più preventivo. È così, chi deve spendere può spendere senza controllo. Eh sì. Bene, torneremo sicuramente a parlare di tutto questo. Seguiremo attentamente passo per passo l'attività dei centri studi, delle associazioni, di questa politica in fermento qui a Mazzara del Vallo. Grazie per essere stato qui con noi. Ci rivedremo sicuramente molto presto. E grazie ai cittadini mazzarisi, grazie. Alla prossima, sempre su teleibs.it.